L'aveva fatto apposta. Mi sentivo come il cinematografo. Abbandonata a una trama. Ah. Benvenuti in soffitta, dove le storie prendono vita e l'universo cinematografico si fonde con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi ci immergeremo nell'affascinante mondo di Stefania Sandrelli, un'icona senza tempo del cinema italiano. Qui, tra racconti avvincenti e aneddoti sorprendenti, esploreremo la vita e la carriera di questa straordinaria artista. Da amori tormentati a ruoli indimenticabili sul grande schermo, il labirinto di passione e talento di una donna che ha saputo incantare intere generazioni. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, le faremo qualche domanda sui festival, anche se lei è un'attrice giovanissima. A quanti festival ha partecipato? A un festival, quello di Cannes, 2 anni fa. E quanti giorni rimase? 3 giorni. Facciamo un salto indietro nel tempo. Stefania Sandrelli nasce il 5 giugno del 1946 a Viareggio ed è sempre stata una vera forza della natura, fin dall'infanzia. Già allora si camuffava per infilarsi nelle sale cinematografiche riservate agli adulti e creava piccoli film in 8 mm con il fratello Sergio. Non posso non menzionare che, a soli 15 anni, ha partecipato e vinto il concorso di bellezza Miss Viareggio. Questo ha acceso la miccia della sua incredibile carriera nel mondo dello spettacolo. Paolo Costa, un fotografo per il settimanale Le Ore, ha dotato la giovane vincitrice, ponendo l'inizio di una carriera luminosa per Stefania. Pensate, una teenager che si affaccia nel mondo del cinema e già fa parlare di sé. A soli 15 anni, appena uscita vincente dal concorso di bellezza, si è catapultata nel mondo del cinema con Gioventù di notte del 1961. Immaginate, già a quell'età, lavorare con Mario Segui e Luciano Salce e in pellicole come Il federale con Ugo Tognazzi. Per quanto riguarda la pubblicità, come si comportò 2 anni fa? Accettò tutte le richieste dei fotoreporter oppure quest'anno le accetterà ancora? Non so, per esempio, se le dicono: signora Sandrelli, andiamo a fare un fotoservizio, si mette in costume da bagno, la fotografiamo, non so, sulla spiaggia, sulla croisette, sul pontile, in bikini magari, lei accetterebbe questo? Come mai? Perché non ne vedo la necessità. Non le va, eh? E non fa parlare di sé solo per la sua bellezza mozzafiato, ma fa scalpore anche per la sua relazione scandalo con Gino Paoli. All'epoca lui era sposato e lei, appena ragazza, coinvolta in una storia così intensa e complicata. Da questa unione è nata la figlia Amanda Sandrelli, una sorta di inizio inaspettato e straordinario per la sua vita. A questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Sei tu il mio fidanzato. Devi dire: io ti amo e non posso più vivere senza di te. Ma la grande occasione è arrivata grazie a Pietro Germi, che la scelse per il ruolo di Angela in Divorzio d'Italiana, accanto a Marcello Mastroianni. Da lì è stata una raffica di successi, è diventata famosa negli anni 60 per il mix ineguagliabile di freschezza e sensualità, lavorando con grandi maestri del cinema italiano: Bertolucci, Luigi Comencini, Antonio Pietrangeli, Ettore Scola, Tinto Brass, Mario Monicelli, Carlo Lizzani, un elenco infinito di maestri del cinema. Questo è il decennio della consacrazione per la Sandrelli. L'attrice prende infatti parte a Il conformista del 1970, il famoso cult di Bernardo Bertolucci, e sempre nello stesso anno partecipa a un altro film di culto, Brancaleone alle crociate, di Mario Monicelli, accanto all'istrionico Vittorio Gassman. Ma non è finita qui. La sua carriera ha preso una svolta con La chiave del 1983, diretta da Tinto Brass. Lì è riuscita ad esprimere un erotismo morbido ma potente, un'interpretazione che ha davvero lasciato il segno, consacrandola come una vera icona dell'erotismo italiano. Oh, mi avete vista in quel modo? Vi ho desiderata. Oh.
Questo erotismo, unito al suo talento e alla sua bellezza, la porterà a lavorare anche con registi internazionali come Bigas Luna, Jean-Pierre Melville, Claude Chabrol. Insomma, una carriera internazionale da urlo con un'indimenticabile scena in cui è completamente nuda in Lulu del 1980 di Mario Missiroli, che ha fatto impazzire il mondo. Il breve ma intenso ciclo erotico di Stefania Sandrelli nei primi anni Ottanta rappresentò un fenomeno di grande portata che ruppe molti schemi e divise la critica cinematografica, attirando per la prima volta in Italia l'attenzione del grande pubblico sulla discussione intorno al tema del genere erotico-artistico. Per Germi l'importante al cinema è la potenza e questa cosa mi ha trasmesso. Io, che non ha niente a che fare con la violenza, la potenza, il cinema è una cosa meravigliosa, direi vincente, preponderante, è quello che fa entrare lo spettatore dentro allo schermo, no? Tornando alla sua vita personale, nel 1972 aveva sposato Nicky Pende, un chirurgo che le ha dato l'ultimo dei suoi figli, Vito Pende. Ma, guarda caso, il matrimonio è naufragato dopo solo 4 anni, quando, sul set di Novecento, la Sandrelli ha intrapreso una relazione con Gérard Depardieu. Quindi potete solo immaginare quanto fosse movimentata la sua vita amorosa e lavorativa. E proprio parlando di lavoro, Stefania Sandrelli è stata una vera e propria regina sul grande schermo. Film come C'eravamo tanto amati, Il conformista e Quelle strane occasioni hanno consacrato il suo talento e il suo fascino ammaliante. Ma la vera svolta è stata proprio la sua partecipazione in Novecento accanto a Gérard Depardieu, una collaborazione che ha creato non pochi casini nel suo matrimonio con Nicky Pende. Le interessa conoscere altri attori e attrici straniere in un festival? Le interesserebbe? Sì, certo. Sì? Per quale ragione? Beh, credo che sia utile, soprattutto conoscere delle persone che si desidera conoscere. E lei ha qualcuno che desidererebbe conoscere a un festival, per esempio? Vediamo un po', pensi un pochettino. Non lo so, perché non so assolutamente chi c'è, chi ci va. Ma non finisce qui. La sua carriera ha avuto un'altra svolta nel 1983, con l'inizio della relazione con Giovanni Soldati. Da lì in avanti ha cambiato completamente registro, recitando in pellicole come Speriamo che sia femmina, La famiglia e Il piccolo diavolo. Ha anche fatto un breve ritorno nell'erotismo con Prosciutto Prosciutto nel 1992, ma è stato solo un breve intermezzo. Negli anni 90 ha dato il meglio di sé in film come Con gli occhi chiusi del 1994, interpretando il ruolo di una madre malata, e come La seducente nonna in matrimoni di Cristina Comencini. Ottiene parecchi consensi anche con la pellicola Evelina e i suoi figli del 1990, con la quale avrà un'altra candidatura ai David di Donatello, ottenendone anche un'altra per il film Per amore, solo per amore del 1993 di Giovanni Veronesi. Ma Stefania Sandrelli non è solo cinema, ha calcato anche i palcoscenici teatrali, debuttando nel 1992 con Le faremo tanto male di Pino Quartullo, portando poi la stessa interpretazione sul grande schermo nel 1998. Ed è presente anche in TV, interpretando numerosi sceneggiati televisivi di grande successo come I racconti del maresciallo, Come una mamma e le serie Il maresciallo Rocca e Il bello delle donne. E le ricompense? Un fiume di riconoscimenti. Ha vinto il Nastro d'Argento del 1986 per La famiglia di Ettore Scola, nel 1988 per Mignone e partita e nel 2000 per L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. E questi due ultimi film le hanno fruttato anche il David di Donatello. Ma il culmine è stato nel 2005, quando ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, consegnatole dalla figlia Amanda. Nel 2006 ha ricevuto il Nastro d'Argento come attrice più amata dal pubblico e dal cinema d'autore. Sono cresciuta anche come persona attraverso il cinema, attraverso il mio lavoro, no? C'è proprio una vera e propria evoluzione, no? Del personaggio femminile, della donna proprio nella società italiana. Con gli anni la nostra Stefania si è specializzata in film d'autore, commedie leggere e serie TV. Nel 2010, insieme alla figlia Amanda, ha debuttato dietro la macchina da presa con Christine Cristina, una delle rare volte in cui ha diretto.
La vita di Stefania Santarelli finora è stata piena di alti e bassi, di amore e tragedia. La sua storia d'amore con Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore, è qualcosa di davvero speciale. Anche se non si sono mai sposati, la loro relazione è stata una lunga e profonda intesa, iniziata da un'amicizia che si è trasformata in un legame intenso. Pare che la passione per il tango abbia avuto un ruolo nel loro incontro e nella loro storia. Lei stessa ha rivelato che la chiave della durata della loro relazione è stata la leggerezza e l'armonia nel trascorrere il tempo insieme. Inoltre ha condiviso un momento difficile quando lui si ammalò e ha deciso di prendersi cura di lui per un intero anno. Ma la vita di Stefania Santarelli non è stata solo rose e fiori. Ha affrontato un'esperienza terribile quando era solo ragazza, subendo una violenta aggressione da parte di un calciatore della Lazio. Questo episodio terribile, in cui ha rivelato di essere stata picchiata brutalmente per essersi rifiutata di avere un rapporto sessuale, è stato denunciato, ma purtroppo è stato tutto insabbiato. Nonostante ciò, ha avuto la forza per raccontare la sua storia. Agnese, una falsa denuncia è un reato grave. Non vorrei andare a finire in prigione, eh? Rispondi. Maresciallo, scusi, ma non puoi chiamare il medico condotto? Senz'altro. Ti faccio visitare subito, subito, così appuriamo se hai denunciato il falso. No, non voglio, non voglio. M'hanno già visitata. Inoltre ha dovuto affrontare la malattia di sua figlia Amanda, che ha lottato contro il cancro al seno. Amanda aveva scelto inizialmente di non rivelare la sua malattia alla madre, ma quando ha deciso di farlo, Stefania è stata al suo fianco come nessun altro. La forza e la vicinanza tra madre e figlia sono state un pilastro importante durante quel periodo difficile. La vita di Stefania Santarelli è stata finora un mix di emozioni, dalla passione e dal dolore, ma ha sempre trovato la forza di affrontare le sfide che la vita le ha posto davanti. Stefania è davvero un'icona, un mix di bellezza intramontabile, di carattere forte che ha saputo interpretare personaggi sensibili ma determinati sul grande schermo. Anche se ormai da tempo ha passato i 70, ha mantenuto un'onestà disarmante riguardo la sua vita sentimentale e sessuale. In un'intervista del 2016 ha parlato apertamente del rapporto con il marito e dell'evoluzione della sua vita sessuale, ammettendo che con l'età certe cose cambiano, ma che ha vissuto grandi passioni come quella con Gino Paoli, che l'hanno liberata da molti pensieri. Ha raccontato degli uomini che l'hanno corteggiata nel corso della sua vita, tra cui nomi importanti come Marcello Mastroianni e Gérard Depardieu. La sua sincerità nel parlare dei suoi amori, sia sullo schermo che nella vita reale, è stata sempre una delle sue caratteristiche più apprezzate, dimostrando una libertà e una franchezza che rendono la sua storia ancora più affascinante. E così, mentre ci lasciamo avvolti dalle vicende e dagli splendidi ruoli di Stefania Santarelli, emergono riflessioni sull'amore, la passione e la forza interiore che hanno fatto parte della sua vita e delle sue interpretazioni. Una carriera scandita da trionfi e difficoltà, da amori audaci e ruoli incisivi, con la consapevolezza che l'autenticità è la chiave per lasciare un'impronta indelebile nella storia del cinema. Grazie per essere stati con me in questo viaggio nell'anima di un'icona senza tempo e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.